basilare per il buon risultato finale della gara. Attenzione di Cannavaro intanto si uscire, la rimessa, pallone filtrante, lo allontana Cannavaro, scusate Costa Curta, mentre di testa c'è l'anticipo di Pierce. Patti all'indietro per Walker, lunghissimo il pallone, cerca l'anticipo Cannavaro, commette fallo, calcio di punizione. Ecco, vedi il guaio di Cannavaro che rende dei centimetri agli attaccanti, è proprio quello Casiraghi nel cerchio di centrocampo, cross insidioso Cannavaro e poi di Campbell, ora Inks, Schiller, seguito con l'ombra proprio Cannavaro, buono il suo anticipo, fallo in out, una breve pausa per noi. Comincia ad attaccare in modo un po' scriteriato e ci dà la possibilità di colpire in quel portiere. Cerca di fare Italia 1, Inghilterra 0 al 19esimo zona. L'anticipo da parte di Beckham, poi quello di Cannavaro. Inz, Di Matteo su di lui. Anche gli inglesi non hanno possibilità, poi Cannavaro manca l'anticipo, c'è il fallo. L'arbitro però vede a favore dell'Italia, Schirr non è d'accordo. Ma sai, qui in Inghilterra non finiscono mai questi fatti. Sì, sarà il primo tempo, importante vantaggio dell'Italia, 1-0 al 19esimo zona. Schirr, attenzione, lo controlla Cannavaro, Albertini. Mentre gli inglesi, palla al limite, Inze di testa, Schirr, poi Cannavaro, quindi Albertini. Sulla destra c'è Letizia, riceve, lo va a chiudere Cannavaro, riesce il Tecana, Pierce un po' goffamente. Quindi Letizia, Cannavaro, non rischia, indietro per Peruzzi, belle geometrie, facile giocare di precisione, ma certo che il ritmo è sostenuto, Cannavaro, rischio, riesce a seguire Maldini, finita per la partita, e cercare di limitarlo, anche se perdi un giocatore. Attenzione Peruzzi, è costretto a uscire, e va bene, sui piedi di Schirr. Aspettano gli azzurri, Cannavaro, poi Pierce, attenzione, bomba di sinistro, Peruzzi si oppone, ancora il pallone per Pierce, poi Ferrara, al limite, Inz, Di Matteo, Schirr, si gira, Cannavaro, veramente difficile la situazione in campo con gli inglesi, oh, sì, mette al centro, bravo Cannavaro, bravissimo. Il primo piano è per Fabio Cannavaro, sta giocando molto bene, esce Peruzzi, Lesso, Cannavaro bravo nell'anticipo, campo Merson, uncina il pallone, poi Schirr, quindi ancora Cannavaro, bravo, bravissimo, una più difficile dell'altra, vedo che Wright che si sta